Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Allora, per chi avesse perso la live di ieri, ieri ho giocato la seconda missione in giocatore singolo della beta di Marvel Avengers. Il titolo è in uscita il 4 settembre sull'attuale generazione Xbox One, PS4 e Google Stadia. Allora, andiamo avanti. Allora, in poche parole, la prima missione che non ho trasmesso. C'era l'Avengers Day con gli eventi che hanno screditato gli eroi più potenti della Terra. E nella seconda, il nuovo personaggio che avete appena visto, Kamala, rintraccia Bruce Banner e vanno alla ricerca di Tony Stark, cercando Jarvis, che è l'unico che può comunque trovare Tony. E adesso invece siamo sulla Chimera, che è la nostra base all'inizio della terza missione. Allora, vediamo il caricamento. Eccoci, adesso dobbiamo esplorare la base. Questo nuovo personaggio che potete notare dalle spilline sulla borsa è una giovane fans dei Vendicatori. Allora, andiamo a vedere. Scommetto che la vista era incredibile con la nave in volo. Forse il signor Stark potrebbe ripararla. Sì, diciamo che probabilmente c'è anche da fare un po' di lavoro per come è messa la nave. Questo posto è pieno di roba. Credo che lo usassero come magazzino o qualcosa di simile. Allora, direi che il terminale lo guardiamo per Mi chiedo ultimo. chi abitasse qui prima. Considerate che sono passati 5 anni dagli eventi dell'Avengers Day, quindi la chimera probabilmente è stata usata per gli utilizzi più disparati. Che bella musichina, cos'è di Stark il computer? Ma no, rimetti solo la musica che c'era prima, per piacere. Devo parlare con Bruce. Oppure Ok. potrei scoprire qualcos'altro ora che le porte funzionano, per dargli il tempo di dimenticare che mi ha visto piangere. Questa canzone l'ho già sentita. Ah, quindi c'è anche una colonna sonora con canzoni vere probabilmente in sottofondo, non creata apposta per il gioco, diciamo. Qua non si può correre, si cammina e basta all'interno della nave. Andiamo a scuriosare un po' prima di andare da Bruce. Nelle casse shield di solito ci sono potenziamenti, infatti, o oggetti per migliorare poi le proprie abilità e l'equipaggiamento. Vediamo. Cos'è questa roba? Comunque a livello di immagine, meno adesso io sono su One X, quindi lo vedo anche in 4K e è veramente notevole. Il comparto grafico è tanta roba, anche l'effetto di luce. Fatto veramente bene. Dovremmo coltivare qualche pianta utile. Basilico, timo, magari un po' di origano. Mi sa che su questo vado d'accordo con la mia ragazza, che vuole mettere le piante officinali sulla nave. Ok, noi continuiamo a girare completamente a caso. Laboratorio tecnologico, qua non si apre.
Qua invece sì, ma qua c'eravamo già stati, sì. Andiamo a vedere di qua. Ah, le camere da letto degli Avengers. Thor Odinson. Clint Barton, occhio di falco. Bellissimo, con tanto di simbolo. Qua c'è la camera di Bruce. Ha detto che dobbiamo andare a parlare con Bruce, quindi vediamo. Ok. Con il pugno, bellissimo. La stanza di Bruce. Sembra che Hulk non l'abbia toccata. È tutto in ordine. Oppure Bruce è un lampo a pulire. Trovato il fumetto, visto che ci sono anche collezionabili con dei fumetti classici degli spezzoni della storia comunque della Marvel. Andiamo a scoriosare anche qua. Beh, anche l'immagine si riflette molto bene. Ah, sul comparto grafico c'è veramente poco da dire. Ho fatto veramente molto bene. Niente. Bruce ha detto che è al War Table. Purtroppo manca una mappa. Allora, questa è la camera di Kamala, da qua siamo venuti via. Non c'è una mappa dell'edificio, bisogna andare completamente a caso. Niente, dove sarà il War Table? Sarà di qua la plancia. È aperto. Bene, devo cercare il... Sì, Command Deck. Sì, Giuseppe, a me sinceramente sta piacendo. Sono rimasto un po' basito nella prima missione per il troppo quick time, come ho scritto anche su Twitter, però già la seconda mi è piaciuta molto di più. Mi piace il sistema di raccolta anche dei potenziatori e tutto. Dopo c'è da capire se, come hanno promesso loro, l'esperienza sarà veramente un'esperienza molto personalizzabile, nel senso che la mia avventura seguirà comunque le stesse basi di quelle degli altri, però il mio personaggio sarà completamente personalizzabile, quindi diverso da quello degli altri. Allora, vediamo se ho trovato. Guarda cosa c'è qua. Incredibile! Dovrebbe stare in un museo. Grande scudo di Ehi, Cap. Bruce! Mi spiace per... Non preoccuparti, lo capisco. Hai avuto fortuna con Tu sei chi? Tempismo perfetto, stavo giusto per controllare. Puoi darmi una mano dall'altra parte? Premi quel pulsante. Premi quel pulsante. Di qua dice sul... No, questo è un po' scazzato perché segnava dall'altra parte. Ah, comunque hai fatto il pre-order, Che edizione hai Ok, la preso, lampada la spacca. base? Buon pomeriggio, dottor Banner. Oh, Eccolo, ce Jarvis. l'abbiamo fatta! Il supercomputer fighissimo di Tony Stark! Oh, sono solo un sistema molto intelligente. È un piacere conoscerla, signorina. Khan, ma puoi chiamarmi Kamala? Piacere, signorina Kamala. What's going on? Il tavolo Boh, strategico non ogni riceve tanto parte abbastanza energia. l'inglese. Il sistema è in blocco d'emergenza. Sembra che abbia fatto scattare i sensori di sicurezza quando ero nel laboratorio. Dovremmo disattivarli. Ci penso io. Il laboratorio l'abbiamo visto prima, però prima voglio andare a scuriosare qua. Ah, beh, bella comunque con la steelbook. Allora, manufatti minori.
Beh, direi che il potenziamento lo facciamo prima di partire con la missione, anche se trovo qualcos'altro. Sì, qua c'è qualche difettino diciamo nel vento, non è proprio bellissimo quell'effetto dell'evento fuori, ma per ora, considerando che è anche una beta, non, grossi difetti non ne trovo. Non sopporto che non si può correre, sinceramente. Ah, ecco. Dicevo, strano che non si possa correre. Sono io che non ho provato il tasto esatto, adesso l'ho trovato. Allora, abbiamo detto un laboratorio scientifico, Ok, questo Bruce. qua. Cosa devo cercare? D'accordo, devi usare la console nel laboratorio per disattivare i sensori. No, ma sono bug piccoli, infatti, per essere una beta. Adesso immagino che per la mole di contenuti e tutto vadano a limare gli ultimi difetti, poi ci saranno comunque sempre degli Credo di aver peggiorato aggiornamenti. le cose. Nessun problema, Bene. dovrai solo disattivare manualmente i sensori di sicurezza. Cerca, le lucine rosse. Come diavolo faccio a raggiungerle? Davvero? Oh, giusto. Braccia allungabili. Non sai che le braccia allungabili. Boh, questo è il modo di disattivare Facile. manualmente. Ok. Sai, in una delle mie storie, Iron Man doveva sparare i lampioni per coprire l'infiltrazione di Black Widow in una base dell'Hydra. Magnifico. Non credevo che fosse una cosa che gli Avengers fanno davvero, sai? Certo, non che io sia una vera Avenger. Bellissima, scrive il fandom, proprio appassionata al 100% degli Avengers. Ci sei quasi, ragazza. D'accordo, Allora, ecco ce l'hai fatta. qua. Torna qui. Allora, carte sfida eroe sbloccate. Apri il menu carte sfida, vediamo, questa è la prima volta che mi esce. Costume raro fan di Iron Man. Targa non comune. Risorse. Ah, praticamente con questi punti posso prendere degli oggetti. Miss Marvel 009. Detto che se vado qua prendo tutte quelle fino a qua, vediamo. Sì. Anteprima. Beh, direi che possiamo anche provare a cambiare il costume. Come si fa a equipaggiare? Vediamo l'equipaggiamento. Allora, mettiamo l'equipaggiamento migliore possibile. Elementi estetici sarà. E via di maglia da fans di Iron Man. Ok. Abilità, possiamo fare qualcosa. No, non posso sbloccare nulla. Va bene, direi che andiamo avanti. Scusa, non ho già equipaggiato. Questa non l'ho capita. Ho già messo l'equipaggiamento di livello superiore.
posso potenziare, ecco. E direi di continuare a potenziare. Bel lavoro, Kamala. Jarvis, troviamo Tony. Jarvis? Lo sto controllando. Aspetti, qualcosa non va, dottor Banner. Non promette bene. Oh, accidenti. Sembra che il mio collegamento neurale si sia danneggiato nello schianto della chimera. È una tecnologia Benissimo. dello Shield. Senza di esso non posso accedere al database globale. Lo Shield. Chiamiamo Maria. Maria Hill, è lei a capo dello Shield ora? Più o meno. Nessuno sa che fine ha fatto il direttore Fury. Hill è l'unica che conosco di cui possiamo fidarci. Bruce, è bello rivederti. Dopo il mio incontro con Hulk, non sapevo se avrei più avuto tue notizie. Sì, mi dispiace. Hulk ha avuto alcuni problemi. Non devi Qualche scusarti. sbalzo di Tutte umore, le nostre Hulk. vite sono crollate a pezzi quel giorno. Sono felice di rivedere gli Avengers in azione. Beh, non proprio. Ciao, sono Kamala Khan. Siamo solo noi due per ora. Stiamo cercando il signor Stark. Ci serve un collegamento neurale. Dovrete pure averne uno da qualche parte. Tutte le nostre risorse sono state sequestrate dall'AIM e buona parte degli agenti si sono nascosti. Però potrai sapere dove cercare. Vi mando le coordinate al tavolo strategico. Vi spiegherò durante il viaggio. Devo accendere i motori del Quinjet, signore? Ah, quale Quinjet? Mancanti nella tundra innevata, vediamo. Usi il tavolo strategico per impostare la destinazione del Ciao, Quinjet per la Fire. prossima missione. Le coordinate fornite dal comandante Hill portano a una struttura nella Ciao, tundra. Ho Polpetta, ti fai sentire in segnato la live. posizione sul tavolo strategico. Le missioni importanti per proseguire con l'indagine sull'AIM sono contraddistinte dalla A di Avengers. Pensavo fosse appropriato. Come al solito Jarvis le Alcune becca missioni tutte, la metteranno grandissimo. davanti a nemici con poteri speciali e modificatori. Sarebbe consigliabile dare un'occhiata ai modificatori della missione e preparare un equipaggiamento adeguato. Le forze AIM in questa regione usano delle armi con tecnologia criogenica. Equipaggiando delle protezioni contro il freddo potrebbe avere maggiori possibilità di successo. Grandissimo, grazie per l'abbonamento, eh. Grande, grande, sei sempre il numero uno. Ho visto adesso la notifica. Allora, dicevamo, io lo so che ti sei abbonato per Cesco, ma devi aspettare ancora un po', Cesco. Guarda, sulla voce mi chiedi un po' troppo. Non riesco a capire, ma la voce di Jarvis mi sembra di averla già sentita anche a me. Invece gli altri doppiatori, bene o male, sono tutti abbastanza adeguati e bravi, solo quello di Tony non mi piace tanto. Ora vediamo cosa si può fare qua per modificare la missione. Pericoli dovuti al ghiaccio, criogenici aumentati. Pressione. Allora si può cambiare il livello di difficoltà, io stavo giocando normale. Ah, ecco il... Che ieri non mi ricordavo, sono quattro livelli di difficoltà. Però non me la fa modificare in corso. Bene. Allora, niente, rimane così la difficoltà. Modificatore missione. Niente, questo è quello che ho, devo andare così. Fa votare per la missione, quindi presumo che si possa fare anche in co-op questa, perché se Sapevi fa che sarebbe votare. stato qui? Assolutamente no.
Io credo che volessi solo farti un viaggetto in campo. Non lo so, Fire. No. Sai il suo doppiatore originale, non sono sicuro. So solo che non mi è piaciuto tantissimo. Magari adesso mi sbaglio, non era tanto la voce, ma proprio i testi, però. Boh, non mi ha entusiasmato. Altri personaggi mi sono piaciuti molto di più. Ah, qua puoi invitare gli amici, infatti come presumevo poi puoi invitare gli amici. Qua ti fai invitare gli amici da che stanno giocando. Allora. Niente. Quindi qui immagino che sia già una missione. È entrata una persona online. Ok. Disattiva matchmaking. No, lasciamo, vediamo come va anche con la connessione internet. Avvio missione tra 45 secondi. Ed è proprio la prima volta che lo provo online, adesso vediamo come funziona. Senza gli ho disattivato la voce, ma proprio per fargli un favore a lui, perché anzi devo disattivare la mia, mi sa. Posso disattivarla? Sì, ok. No, perché continuando a parlare per la live non mi sembra il caso. We've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least I sure hope so. Non ho capito se è un bot o se è una persona proprio che sta cercando casualmente un matchmaking, ma nemmeno se la missione la si può fare da solo, perché le prime due le ho fatte da solo. Qua mi ha attivato lui il matchmaking, immagino che sia una persona che casualmente stava cercando qualcuno. È che non ha potenziato il personaggio, un po' sotto livello. La frequenza sicura dello shield dovrebbe condurvi al bunker. Aspetta, ci sono delle interferenze. Qualcosa sta bloccando il localizzatore. Scoprite cosa. D'accordo. Comunque Hulk con la barba è strafigo. Tieni d'occhio, Kamal. Nemmeno una foto. Modificatori attivi. Comandante Hill! Pronto? Ah, ecco, c'è una guida nelle missioni al mondo aperto. Da ora siamo da solo. Non temete, vi guiderò io verso i loro jammer. Lassù è una navetta IM. Che spacca IM! C'è un'unità speciale nemica nelle vicinanze. Il disturbo dovrebbe provenire da questa zona. Se la sconfiggete, potreste aperti. Ricavarne qualcosa di utile. Ho sentito. Andiamo. Cercate un baule con... Ok, crashato il gioco. Non dicono i doppiatori. Niente, ragazzi. Lasciato. Guarda, ieri mi è capitato un bug, ho dovuto rifare una boss fight perché si era proprio bloccato. E questo qua diciamo che è il secondo problema in 4 ore di beta che trovo abbastanza serio. E poi sai, quei crash lì capitano anche su giochi in versione finale, purtroppo con
Con la One ci siamo abituati male a questa cosa, speriamo che sia stato solo un problema momentaneo, o comunque che siano cose che risolvono prima del lancio. Ma guarda, io spero bene anche della versione della One X, anche perché a livello di frame rate e di qualità, cioè, c'è anche la qualità visiva e tutto, sia la grafica che la stabilità del gioco, la risoluzione, gli FPS, cioè, ci sono tutte e due. Comunque sì, ho capito qual è il doppiatore, ho capito. Ma non fa solo Rainbow Six, fa anche altri giochi Ubisoft, doppia anche in Wildlands, se non mi sbaglio, Merluzzo. Allora, facciamo ripartire la missione, vediamo. È la prima missione a mappa aperta questa, quindi se comincia a crashare un po' troppe volte mi preoccupa la cosa. Allora, vediamo se trova qualcuno, che così proviamo ancora l'online. Voce. Ah, anche Jacob su Assassin's Creed Syndicate, è vero? Adesso sto giocando Unity, quando riprendo in mano Syndicate ci farò caso sicuramente. Ci sono alcuni doppiatori che trovi spesso nei giochi, uno glielo dicevo a Paola, la mia compagna, è quello che fa Barbosa dei Pirati dei Caraibi, cioè in tutti i giochi Ubisoft c'è. Non so neanch'io se aspettare o provare a avviarla così da solo. Ero curioso di capire online se aveva dei problemi. Ah, prima il matchmaking ha trovato uno abbastanza in fretta, ma direi che ce la giochiamo da soli. Via. Ah, Okay, Hulk. ecco, We've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark mi dà can un find us some more bot. footage of what happened to Cap. At least I sure hope so. Quello che comunque nel menu di caricamento tengono l'equipaggiamento messo da te. Non è sempre scontata questa cosa. In alcuni giochi gli effetti estetici non li vedi nei video, li vedi solamente in game. Vi darò accesso alla frequenza sicura dello shield. Dovrebbe Ok, condurvi al bunker. riproviamoci. Aspetta, ci sono delle interferenze. Qualcosa sta bloccando il localizzatore. Scoprite cosa. D'accordo. Tieni d'occhio, Kamal. Nemmeno una foto. Comandante Hill! Pronto? La radio non funziona. Da ora siamo da soli. Non temete, vi guiderò io verso i loro giacimenti. Lassù è una navetta IM. Nelle vicinanze c'è Il disturbo un'unità dovrebbe d'élite provenire da questa AIM. zona. Se la Tieni gli occhi aperti. sconfiggete, potreste ricavarne qualcosa Ho di utile. sentito.
Ok, proviamo ad andare a vedere questa unità di elite. Questo è forte. Usiamo la super. Bellissima la speciale comunque. Ma in generale proprio le mosse speciali dei personaggi sono belle. Comunque dai, mi consola che stavolta non si è bloccato, però avrei voluto vedere online se il problema era online o cosa. Allora, Giulia mi dice dove andare avanti per la missione principale. Posso registrare lo scenario per dopo? Giusto, scusa, devo concentrarmi. Diceva che c'era uno scrigno speciale forse in giro qua, ma non l'ho visto. Devo essere più vicino per accedere al sistema. Sì, abbiamo capito, voglio C'è vedere un quanto si baule con può dell'equipaggiamento esplorare. nelle vicinanze. Infatti, questo cercavo. Allora, Jarvis mi aiuta anche a trovare i bauli. Ciao, grazie comunque di essere passato e dell'abbonamento, eh. Grazie mille. Buona finale, goditela. Dovrete occuparvi di cosa sta disturbando il segnale prima di poter trovare quel bunker. Va bene, Mi andiamo scusi. avanti, che sennò Jarvis qua ci Continuate. tormenta. Adesso, in questo momento sembra reggere anche benino questo scenario un po' più aperto. Questa è stata bella. Corri, corri, corri. Depositi. Andiamo a vedere sto Mi chiedo deposito cosa ci cos'è. sia dentro quell'edificio dell'AIM. Se è curiosa, dovrebbe esserci un meccanismo esterno di chiusura per aprire le porte. Giusto, come un interruttore. Vuoi dare un'occhiata, Hulk? AIM davanti a noi. Puoi muoverti silenziosamente. Non direi. Sì, Hulk.
c'è l'acchiuso speciale, prendiamolo. Vai Hulk, spacca. Facciamo la chiusura speciale anche qua, la mossa. Ah, me l'ha tolta. Tutto libero. Stai bene. Qualcosina a livello grafico in questo scenario comunque aperto lo perde, ma non è comunque male come resa visiva. C'è ancora qualche problemino, vedo anche nei movimenti, che fa a volte delle mosse completamente inutili quando deve saltare in alto. Allora, cosa sta arrivando ancora? Sono dei cattivi. Sì, delle torrette. Eccole qua. Cosa è successo? Bello il video così all'improvviso mentre stai combattendo contro le torrette. Signorina Khan, il segnale dello shield viene bloccato da un nodo di sicurezza IM in zona. Deve farmi avvicinare al nodo, così posso interrompere il disturbo. Ok, avviciniamoci al nodo. La pista deve fare solo. Ah, qua bisogna difendere la zona, probabilmente. Segnale. Rimanete nei pressi del nodo di sicurezza. Ah. Fosse facile, Jarvis. Aia, mi hanno buttato giù. Ma mi può aiutare il bot? Hulk. Sì, mi può tirar su forse? Sì, il bot ti può aiutare, ti può salvare. Quindi puoi fare le missioni dove non entra un personaggio vero. Una persona reale, scusate, può entrare il bot e ti può aiutare. Comunque sembra anche abbastanza intelligente il bot, perché viene subito verso di te e ti tira su. Vediamo se terrà questa cosa qua. Voglio usare la speciale. Ho quasi il controllo del nodo di sicurezza. Solo un attimo. Mamma mia, se fa male questi raggi criogenici. Dai che ci siamo quasi. Resisti. Dovete sconfiggere quei nemici. Metti l'area a sicuro. Me la sto vedendo brutta. Vediamo se riusciamo a liberarci di sti nemici qua che fanno anche un male cane. Meglio stare vicino a Hulk. Meglio ancora. Morto stavolta. Sono morto veramente. Bene.
Quindi ti può tirar su ma un numero limitato di volte, sembrerebbe. Vediamo dove ha preso il checkpoint, se... Ah no, mi fa rifare tutta la cosa bene. Qua in arrivo. Chiamo il via alla Anzi, peste. male, non bene. Vediamo se possiamo potenziare, magari mi aiuta. Posso sbloccare nulla. Magari con qualche potenziamento me la cavo meglio. Faccio un po' veloce ragazzi, ma solo per andare avanti. Mi dispiace se salto un po', corro un po'. Cambiamo anche il... Ok. Ma il compagno si può potenziare. Cioè il bot rimane a quel livello lì, pure sotto livello. Intanto cominciamo ad avere un po' di costumi. Allora, qua possiamo fare qualcosa. Sì. Basta. Iniziamo, sblocchiamo talento, continuiamo a aumentare. Anzi, no, non potenziamo quello perché non c'è nessuno migliore. Continuiamo a giocare sotto livello, ci credo che le prendevo. Allora, questo è già il massimo. Qua è il massimo, penso di aver portato tutto al massimo possibile. Riprendiamo adesso che sembriamo più forti. Sei un Avenger? Signorina Khan, Certo, il segnale sono un Avenger. dello shield viene bloccato da un nodo di sicurezza IM in zona. Deve farmi avvicinare al nodo, così posso interrompere il disturbo. Ok, avviciniamoci al nodo, Hulk. Jarvis deve fare il suo lavoro. Allora, cominciamo. Sì. Sì, adesso picchio di più. Si vede il potenziamento. Segnale. Rimanete nei pressi del nodo di sicurezza. Avenger,
sto facendo progressi. Tenete le forze AIM lontane dal nodo di sicurezza, per favore. Quello grosso è meglio buttarlo giù subito. Ah, qua sono a rischio morte. Ho quasi il controllo del nodo di sicurezza. Solo un attimo. Non possono vincere i cattivi. Messo male con la vita, fatico a trovare le risorse da recuperare la vita. Adesso sto rigenerando un po'. Questi con lo scudo sono fastidiosissimi. Guarda questo, questo è proprio attaccato alla vita. Non vuole saperne di perdere. Dai, Ult, aiutami. Ok, è andato. Questa fia era rognosissima. Dovremmo ricevere il segnale. Forte e chiaro. Il localizzatore vi guiderà al bunker dello Shield. Seguire il beep, d'accordo. Non c'è modo di parlare con il comandante Hill, vero? Non devo farmi prendere dal panico. Mettiamoci al riparo dal freddo, Hulk. Aspetta, ma tu senti freddo? Dati inconcludenti. Ok. Wow! Trovare questo bunker dello Shield è più difficile del previsto. Una mossa eroica nuova. I cattivi. Spirito curativo. Scusami, prima stavo cercando di prendere un deposito. Diceva che c'era un pulsante. Fammi capire dov'è. Ah, bravo Hulk, è stato prima di me. Questo è il deposito. Ehi, Jarvis, credi che anche la IM stia cercando il bunker dello Shield? È una valida teoria, signorina Khan. Allora, fammi vedere se c'è qualcosa. Le serve ulteriore assistenza, signorina Khan? No, no, ce la caveremo. Andare su da qualche parte in questi. Queste piattaforme qua non c'è un modo di salirci, forse da là. Tengo
Tenga d'occhio il rilevatore di segnale per trovare il bunker dello SHIELD. Avanti! Uffa, sempre prima. Non sai distruggere. Vediamo se ho capito cosa c'è da fare per prendere quella cassa. Possiamo affrontarli. Qua c'è un'altra cassa, ma non c'entra con quella là. No, quella cassa là al deposito non riesco proprio a capire dove è l'interruttore. Quindi andiamo avanti con la missione principale. Qua si è buggata sopra, vabbè. Posso farcela. Allora, missione principale. Ok, mi ci sto avvicinando. No. Ok, ho capito, c'è il radar lì a sinistra, devo seguire il radar. Ho perso un pezzo io. Siamo vicini. Vedi qualcosa? No. Sorpresa! Credo sia questo! Ben fatto! Speriamo che il collegamento neurale sia all'interno. Devi mettermi in sesto in un attimo, Jarvis. Grazie. È piuttosto spiacevole non avere accesso istantaneo a tutte le informazioni dell'universo noto. Hulk è rimasto fuori. Ci si sente. Adesso lo spawnato dentro. Un collegamento, intendo. È come perdere la memoria. Non so quale sia l'equivalente umano, ma presumo sia come restare chiusi fuori da una biblioteca. Oh, come quando Ammi spegne il wifi. Quiet. Wow, guarda quanta roba. Dovremmo darci da fare. Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Dice che è di qua. Hulk, quella è tua. No, distruggo io. Distruggo io. Bello. L'equipaggiamento lo si trova molto in fretta, si trova un sacco di roba in giro. Il collegamento neurale è vicino. Forte.
Non so proprio cosa c'è, prima di fare il collegamento. Esploriamo un attimo, impero. I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Salve, Avengers. Quanto tempo? Nick Fury. Se state ascoltando, è accaduto il peggio. La mia fine. E ho bisogno di voi ora più che mai. Lo shield poteva crollare. Ho fatto sì che potesse rialzarsi. Questo è il protocollo SHIELD. Lo SHIELD è fatto per proteggere il mondo. E in tempi come questi, quando sembra sia la fine, che dobbiamo davvero farci forza. Vi chiedo un favore. Consegnate il protocollo a uno dei sottodirettori, così che lo SHIELD venga ricostruito. Buona fortuna, Avengers. Fiori chiude. Quello era il direttore Fiori! Il direttore Fury dello SHIELD! Il protocollo deve essere qui dentro. Ok. Quindi apriamo. A questo punto vediamo anche se si può potenziare. Quindi questo qua. C'è un po' di tutorial in corso, comunque, nonostante un po' che sto giocando c'è tanta roba. I danni PIM, cos'è, rimpiccioliscono i nemici? Muovi il cursore su una delle valutazioni di combattimento alla destra della targa. Quello che ho fatto. Diciamo che l'ho fatto, non ho capito perché non me lo prende e mi costringe anche a farlo, continua a costringermi a farlo ma non lo capisco. Muovi il cursore su una delle valutazioni di combattimento alla destra della targa. Il cursore, se lo muovo va su altri oggetti, come faccio a fare come dici tu?
smantellando mi dà delle risorse. Beh, però che non mi fa fare... delle statistiche, ma non mi fa fare quello che mi chiede lui. Adesso posso sbloccare delle abilità. Posso bloccare delle abilità aggiuntive. Proseguiamo. LIM. Proteggete il collegamento. Devono avervi seguiti. Credo di poter inviare il protocollo a un server sicuro. Dobbiamo inviare questi dati alla Chimera. Credi che potremmo trattenerli? Simpatico e lo meno forte. Dove? Lassù. I file sono al sicuro. E abbiamo il tuo collegamento. Bel lavoro! Okay. 5 gamma alto! Andiamocene da qui. Bene, dai, direi che a parte il crash nel primo tentativo della missione, dopo comunque è andata bene nonostante un ambiente più aperto in confronto delle prime due missioni che ho fatto. Abbiamo trovato più di quanto ci aspettassimo, Jarvis? Sarà meglio riportare tutto alla Chimera. Sto calcolando il percorso. 80%. Dai, non è andata neanche male. Beh, valutiamo l'esperienza, direi un 4, un 5 no, perché qualcosina ancora da limare, però dai. Siamo a un punto migliore di quello che mi aspettavo, sinceramente. Mi aspettavo un gioco un po' più piatto, soprattutto per la prima missione, invece
La seconda, che comunque era ancora molto su binari, è stata spettacolare. La terza con la mappa aperta, comunque ha un suo perché. Aperta, finta aperta, non è un open world. Ora che il Comunque ha collegamento neurale è installato, posso accedere al mio database delle barriere operativo. molto larghe, diciamo. Il comandante Hill sta revisionando i protocolli SHIELD che avete recuperato. Ti senti meglio, Jarvis? Sembra che tutto funzioni correttamente. Non avete idea di quanto significhi per me, per lo SHIELD. Grazie, Bruce, e anche a te, Kamala. Con questo potrò iniziare a ricostruire lo SHIELD. Se doveste avere bisogno di qualcosa, chiamatemi. Sono certa che ci rivedremo presto. Non vedo l'ora, direttrice. Forse dovrei fare il saluto militare. No, non serve. Buona fortuna a entrambi. Jarvis, credi di poterci guidare da Tony? Ci vorrà un po', ma dovrei riuscire a trovare il signor Stark. Nel frattempo ho scoperto qualcosa nella sala ARM che potrebbe interessare alla signorina Khan. La sala cosa? La Holographic Augmented Reality Machine. Gli Avengers la usano per addestrarsi. Oh, sembra fantastica. Preferivo Rimba del, Ci vorrà un po'. Nel frattempo ho come detto scoperto da Iron qualcosa Man nella nei sala film. ARM che potrebbe interessare alla signorina Khan. Tuttavia, devo avvertirvi che il sistema potrebbe essere un po' irregolare. È sicuro? C'è solo lo 0,0001% di possibilità di incidenti. Beh, dai. Ok. Mi fido di te, credo. Vada verso gli alloggi dell'equipaggio. La sala ARM è al piano sotto l'hangar. Grazie, Jarvis. Verso gli alloggi dell'equipaggio, ok. Quindi adesso posso vedere gli obiettivi anche qua. Solamente banner. Sono Phil Sheldon, diretta dal campus di ricerca Olympia nel nord-ovest Pacifico. Quello che avete visto è solo un video sfocato ripreso con un vecchio telefono, ma non vi sono dubbi. È l'incredibile Hulk che semina il panico nel nord-ovest Pacifico. Ho ricevuto questo video da una fonte anonima che afferma di essere stata svegliata dal rumore di spari, urla e da un inconfondibile ruggito. Avvicinatasi con prudenza al caos, ha ripreso il gigante verde che combatteva con alcuni soldati armati. Sappiamo che l'area in questione è vicina a un vecchio archivio della Stark Industries. La domanda che molti si pongono è: gli Avengers stanno tornando? E se così fosse, questo annuncia il ritorno dell'era degli eroi o degli orrori di un altro Eide? Ah, ecco, un giornale molto imparziale, mi sembrava, dallo stile dell'annuncio. Il Daily Bugle. È difficile credere che sia tutto reale. Voglio dire, sono volata con un Quinjet fino a una base segreta dello SHIELD. Abbiamo visto Nick Fury e ora sto parlando con Jarvis e mi sto agitando. Scusa. Non deve scusarsi, signorina Khan. Ha detto che è sotto l'hangar. Sapevo dove è finita sta cosa qua. Sotto l'hangar, qualcosa c'è. Mi sorprende che sia arrivato sano e salvo nell'archivio. Nell'archivio di Olimpia? Sì, è lì che ti abbiamo trovato. Non ne resta molto ormai. Ma questo qui è il furgone di Anthem. Chissà.
pieno di riferimenti e citazioni potrebbe essere. Non si apre. Ho capito, l'hangar non è questo. Si apre, andiamo qua. Oh. Cioè, non vedo altri hangar. La neve si è sciolta. L'AIM non può tracciarci, vero? Il Quinjet è dotato di un'avanzata tecnologia di occultamento. Per il momento siamo al sicuro. Bene. Scusa, se qua c'è il Quinjet, deve essere l'hangar, per forza. Dov'è? Cavolo è. Oh, l'ho trovata. Addestramento in un ambiente virtuale. Ah, pronta. Lo attivo. Graphic Augmented Reality Machine. Io sono Iron Man! E infatti, ho caricato un vecchio simulatore di combattimento del signor Stark. Spero non le dispiaccia. Stai scherzando! Io sono Iron Man! Fatevi sotto, cattivoni virtuali! RT per i contrattacchi. Training begins now. That was splendid. C'è il tutorial dopo 4 ore di gioco, comunque va bene. Done.
I think well done. Ok, in pratica l'energia che si usa per fare gli attacchi speciali la scarichi con le schivate, contrattacchi e gli attacchi potenti con la Y. Invece con gli attacchi leggeri con la X la ricarichi. Let's begin. Diciamo che questo... quelli con gli scudi li devi scavalcare in pratica. Sì, se riesco a agganciarlo. E non me lo fa. Ok, non è proprio precisissimo quel movimento lì. Io premo B verso di lui, ma quello che vuole. Ah, ecco, l'ha preso. Lo prende un po' male questo movimento qua. Allora, il volo degli eroi. Volo è abbastanza bello, abbastanza preciso. Ok, non devo far tutto così. Diciamo che questo ambiente di addestramento ti serve quando cambi comunque un po' di personaggi nelle missioni, perché ricordarsi lo stile di gioco di ognuno non è così semplice. Mi ho scaricato un'energia.
Sì, diciamo che il salto sopra lo fa quando ne ha voglia lui, eh. Male. Andati, buttati giù. Le sfide arm. È finita! Rifacciamolo! Il tavolo strategico ti offriamo un assaggio delle missioni eroiche della campagna, permettendoti anche di esplorare le zone di guerra nei panni degli Avengers, da cui puoi avviare le missioni con i compagni guidati dagli AI, oppure salire sul Quinjet per cercare una partita con gli amici. Prova tutti gli eroi giocando più volte nella selezione di zone di guerra, puoi scegliere i tuoi preferiti e potenze con abilità e equipaggiamento, così da scatenare il pieno potenziale. Beh, è bella anche questa cosa qua, puoi fare più missioni. E intanto abbiamo sbloccato Vedova Nera, Iron Man, quindi in zona di guerra, anche se non le hai ancora nella campagna, puoi provare alcuni personaggi. Allora, quelle con la A sono le missioni della campagna che ho completato, quelle della beta, in pratica ho fatto tutte le missioni che c'erano. Queste qua invece sono missioni che puoi fare con gli amici usando i personaggi che ne hai voglia. Allora, proviamo a vederne una così per curiosità. Missione multigiocatore. Ah, ti dà dell'equipaggiamento aggiuntivo. Puoi scegliere livelli di sfida differenti. Qua è diverso dalla campagna dove hai livelli di difficoltà. Però prima non me lo faceva modificare. Direi di tenere standard, che è un approccio per gli newbie come me, anche
anche perché mentre chiacchiero sono ancora più nubbo. Allora, vediamo. Però posso usare solo Kamala, io no. Seleziona eroe e compagni. Ecco, infatti ho bloccato. Visto che avete visto Hulk e Iron Man in live, non ho ancora fatto vedere Vedova Nera. Come già illuso un altro giocatore, mi è già entrato qualcuno. Ah, equipaggiamento base. Userò Hulk. Non posso uscire da qua. Sinceramente non ho capito. Ok, mi ha caricato Iron Man con l'equipaggiamento base. Questa parte è già il matchmaking. Diciamo che avevo un po' rivisto questo sistema qua perché... Scusa, allora perché non mi ha fatto prendere Vedova Nera che non c'era nessuno che ce l'aveva? Allora, qua qualcuno è entrato. Anche solo per vedere un po' lo stile di combattimento, visto che è l'unico personaggio che non avete ancora visto. Ok, benissimo, connessione fallita dopo tutto sto caricamento. E proviamo a avviarla, va. Sì, sono sotto livello. Ma posso potenziarlo? Posso fare qualcosa da qua? Allora, equipaggiamento, vediamo. È che devo raccogliere il suo equipaggiamento per forza. Non l'ho. Blocchiamo un po' di oggetti, magari riusciamo anche leggermente a bloccarla. Allora, fino a qua non ci arrivo, qua ci arrivo. Basti 2460. Fino a qua mi si fa. Più abbastanza oggetti.
No, non posso modificare nulla del personaggio qui. Probabilmente quando lo userò in gioco raccogliendo degli oggetti non riuscirò a migliorarlo. Vediamo se parte stavolta. Mentre erano in ricognizione su Manhattan, diversi agenti dello SHIELD sono stati attaccati dalle forze AIM. Il comandante Hill ha richiesto l'aiuto degli Avengers. Sto provando a localizzare gli agenti dello SHIELD per farli apparire sull'interfaccia. L'AIM proverà sicuramente a fermarvi. Fate attenzione. Vediamo un po' questo online. Nelle vicinanze c'è una squadra d'elite AIM. Aggiorno l'interfaccia. Questa cosa, salto in alto. C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Siete fregati ormai. Che tega. Hai scelto la parte sbagliata. C'è un alleato della resistenza nei guai nelle vicinanze e ha bisogno d'aiuto. Dico ragazzi, ma mi sembra, ho già detto anche a qualche amico in privato, mi sembra quello che doveva essere Anthem, una buona cosa single player, potrei fare anche multiplayer e poi tutte queste missioni da fare con gli amici. Se tengono aggiornato con tanti contenuti ci sarà da divertirsi per tanto tempo con questo gioco, anche perché il gameplay funziona bene. Siamo ancora in beta, potrà solo migliorare. Allora, vediamo dov'è sto baule di risorse. Dirigetevi verso il luogo segnato sull'interfaccia. Io volevo il baule di risorse, però. Voi avete capito dov'è? Mi sto andando di là, poi ho seguito. Eroica non l'avevo ancora vista. Sarà all'interno.
impiegherò 200 ore a buttarlo giù, avendo ancora l'equipaggiamento base su come divaniera. Prendono corpo a corpo, facciamo prima. Nemico neutralizzato. Basta giocare, bambini. Dobbiamo andare a rianimare Hulk. Dio, se ne... usi i suoi poteri. Oh. Ora sei al sicuro. Non la farò mai, troppo distante. Niente. Ho dato morto. Dovete sconfiggere tutti i membri della squadra d'elite. Ok. I miei compagni mi hanno abbandonato. E più pugni. No, sono lì. Dietro. Aia. Questi fanno molto male. Questi qua con i bastoni elettrici sotto livello si fa veramente fatica a buttarli giù. Ce la puoi fare. Grazie. Non mi serve. Uno dei loro agenti è a terra. Aia. Mi sento in gran forma. Non ce la faccio con i soldati di elite, sono troppo sotto livello. Ringrazio per l'aiuto. Mamma mia. Grazie molto. Però con due colpi mi buttano giù. Oh, questi col bastone si sono fissati con me. Non va giù, eh.
qua gli ho fatto male però. Eccellente. Altro agente a terra. Ehi, ehi! Ti aiuto io! Bel lavoro! Ma fa fatica a colpirmi che non mi vede, eh. Ben fatto. Avete neutralizzato tutti giù. I membri della squadra. No, perché ce n'è ancora qualcuno. Altro nemico sconfitto. La squadra non è più una minaccia. Oh, è andata. Sei finito! Prossima destinazione. Dov'è? Qua. Aspetta. Risorse. Ah, ti trascina lui a un certo punto, Avengers Uniti. Mantenete il controllo della loro rete abbastanza a lungo da permettermi di infiltrarmi nel sistema di sicurezza AIM. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Così potrò farvi entrare nel laboratorio. Sei finito! Una bella carica d'energia! Questo è un po' difficile da direzionare, questo attacco qua.
Qua c'è il baule. Dove si va? Sì, vi raggiungo. Niente, ci trasporto su quello che è andato avanti, così non si prende i muri. O l'AIM potrebbe riuscire a respingermi. L'AIM ha mandato delle unità per fermarli. Inizio l'accesso. L'AIM sta provando a respingermi dal sistema. Preso il controllo di un terminale. Mi mancava l'uniraggio. Pacificatore, non lo vedo così pacifico. Sono dentro. Sistema di sicurezza dell'AIM. Oh, sono anche un po' di livello. Usa l'ascensore. Tanto non ci porta lui là da loro. Agenti dello SHIELD che erano stati rapiti sta combattendo contro le forze dell'AIM. Aiutateli.
con gli agenti. Aiutateli a sconfiggere l'AIM. È ora di combattere! Puoi attivare addirittura tutte le super contemporanea. Del punto di ritiro per l'estrazione. Oh, completata. Direi che funziona bene anche online, che può essere interessante. Tutto starà da vedere la quantità di contenuti che svilupperanno. Comunque i presupposti sono proprio buoni per l'estrazione degli agenti dello SHIELD. Ottimo lavoro. Ok ragazzi, io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questa live e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie.